Indie Casting. Buon pomeriggio da Matteo Cimatti. Questa settimana lo spazio Indie Casting da lunedì 8 a venerdì 12 di aprile, e questa settimana siamo in compagnia di una band interessantissima. Loro si chiamano The Strobe, credo di aver pronunciato bene il nome. E sono, sì, è giusto, sono con Domenico. Ciao Domenico. Ciao a tutti, grazie per lo spazio in radio. Per noi è sempre un onore avere queste possibilità di presentare un po' al mondo il nostro progetto musicale. Beh, grazie a voi perché ci avete contattato, ci avete inviato questo bel progetto di cui parleremo questa settimana. C'è un bellissimo video oltretutto che sta girando, molto interessante. Voi siete siete di piemontesi? Siamo di Torino, siamo tutti di Torino, e anche un po' della provincia, comunque sì, diciamo la band è una band torinese, fiera di esserlo, sì. Anche perché a Torino c'è un bel movimento della musica indipendente, siamo un po' figli degli Subsonica, Statuto, esatto. E quanti altri di progetti torinesi che comunque hanno, nella storia musicale italiana, hanno fatto comunque la loro bella figura, ecco. Infatti c'è moltissima, a Torino è una città molto molto carica da questo punto di vista, li hai citati tu, gli Statuto, i Subsonica, che insomma sono fortissimi, e voi come siete nell'interland torinese. Ma ti chiedo questa cosa qui, poi parleremo di The Strobe, del gruppo, come è la situazione al di là di tutto questo fermento, di queste grandi idee che nascono in questa bellissima città? Il fermento live, i club, si suona molto o comunque si risente un po' anche della crisi per quanto riguarda la musica dal vivo? Ma in realtà Torino è una città viva, ma veramente viva ancora per quanto riguarda quello che è l'aspetto dei live. Ci sono tanti locali che danno l'opportunità, forse un po' meno rispetto al passato. Abbiamo un problema ai Muratti, che stanno cercando, che è una zona storica di Torino, sì. E col comune sembra che i locali non hanno problemi di permessi, quindi hanno difficoltà a mantenere aperti, però noi stiamo cercando comunque di supportare un po', diciamo, questa causa, cioè tenere aperti i Muratti, che per Torino è la musica, diciamo, la storia è sempre stata fatta qui, voglio dire. E quindi, però, diciamo, c'è ancora un grande spazio la musica emergente e anche i live, nel senso che ci sono locali, tipo nuovi locali come le Lavanderie Ramon, le Officine Corsare, i magazzini di Gilgamesh, cioè, ce ne sono tanti locali che danno spazio alle band a Torino. Quindi noi siamo fortunati, perché siamo nati in una città che ci dà possibilità di suonare e di far conoscere le cose che facciamo. E questo è molto importante. Io parlavo poche settimane fa con dei Linea 77, che insomma anche lui che tra l'altro conosciamo noi. Sono fortissimi anche loro, quindi. Ma parliamo di voi, The Strobe. Allora, questo progetto che nasce nel 2010. Praticamente sì, nasce da un'idea del cantante, il primo chitarrista della band, che adesso non c'è più, l'abbiamo cambiato l'anno scorso. Nasce su un progetto in sola prove, così, per divertirsi, senza nessuna velleità. Mettono un annuncio su internet, arriva prima Maurizio, poi arrivo io, e la band nasce così, nasce in spesso praticamente. Sì. E mischiando un po', diciamo, le caratteristiche di ognuno, nasce un po' questo suono particolare, molto particolare. Noi lo chiamiamo Destro Sound, perché in realtà quando la gente ci chiede che cosa fate, noi rispondiamo: venite ai nostri concerti, così sentite un po', perché in realtà è una cosa un po' nuova, nel senso che c'è un po' la cassa in quattro, c'è il basso anni 60, diciamo delle sonorità un po' glam, no? Sì. Che però non è che si incastrano in un genere identificabile nello scenario, diciamo, musicale italiano. Quindi non è facile dire, quindi diciamo: venite a fare un po' di salto al nostro concerto. E normalmente quando la gente viene, poi inizia a far parte dello zoccolo duro che ci segue nei nostri live che stiamo facendo in giro per il Piemonte, e ci stiamo iniziando a far conoscere un po'. Quindi questo un po' è quello che facciamo. Dimmi, scusa. No, è chiaramente quello che noi facciamo, lo facciamo con lo spirito sempre principale, che è il divertimento. Noi saliamo sul palco e ci divertiamo, perché poi è quello che passa alla gente, passa la festa, passa, diciamo, questa cosa qua che quando vai a un concerto dei Destro c'è festa, che noi vogliamo far passare. Io questo che voi volete far passare passa benissimo, anche perché poi alla fine dell'intervista ascolteremo il brano, e io l'ho già sentito, ho visto anche il video, c'è molta ironia nel vostro modo di essere, nelle vostre canzoni, no?
Sì, sì, l'ironia è del cantante, il nostro poeta, sommo poeta, Fate MC, che il cantante è una veramente particolare, intrappornista, che se tu lo incontri al bar non lo diresti mai, no? Che è lui. Poi lui ti mette la sua magliettina gialla, gli occhiali blu e si trasforma sul palco. È veramente pazzesco la trasformazione che è in grado di fare dalla vita comune a quando diventa il cantante dei Destro. Ed è lui poi tra l'altro l'ideatore dei testi, le melodie poi le arrangiamo insieme, viene fatto un po' tutto un lavoro diciamo del gruppo, della band, però diciamo che l'anima portante del progetto è lui, quindi voleva partecipare all'intervista, però purtroppo per impegni di lavoro ci fanno solo io questi batteri. Ma oggi ci sei tu, vai benissimo, ti chiedo di spostarti un attimo perché la voce non esce molto bene, comunque ti chiedo anche questo, nella vostra definizione c'è, insomma, giustamente non volete essere definiti come un gruppo demenziale ma neanche un gruppo pop, neanche una boy band, anche se vorreste tanto esserlo, cioè vorreste essere una boy band? No, in realtà questo è l'etichetta. È l'etichetta che ci ha aiutato a scrivere okay. Il comunicato stampa, e salutiamo la voce del gregge di Torino, esatto, che ci ha voluto un po' così prendere in giro. In realtà noi non siamo più dei ragazzini, perché molti dicono una band giovanissima, in realtà siamo tutti trentenni, e quindi ecco da lì che nasce che vorremmo essere una boy band, ma in realtà siamo un po' più attempati, quindi questa è stata un po' una nota ironica sull'ironia del progetto, perché sì, ribadisco il fatto che chi ascolta per la prima volta Destro si trova davanti a un genere e non capisce se è ironico. In realtà noi siamo molto ironici, ma c'è anche, anzi soprattutto, un messaggio, cioè tu se la canzone l'ascolti due o tre volte passa poi il messaggio, magari al primo ascolto no. Quindi, però sì, noi non ci definiamo demenziali ma ironici, nel senso che alla fine il messaggio ti rimane in testa ed è quello che noi vogliamo fare, cioè non i soliti pallosi che ti vogliono raccontare, no, ma te lo vogliamo dire in maniera un po' dilettante, questo è un po' il messaggio dei Destro. Beh, io sono d'accordo con voi, anche perché poi i messaggi più importanti, i messaggi più forti passano attraverso l'ironia. Devo dire la verità che insomma, nella vostra musica, nel vostro sound di ironia ce n'è talmente tanta. E Superdonna, questo è poi il singolo che ascolteremo alla fine, ma voi comunque al di là di tutto, al di là di quello che state facendo adesso, siete figli anche di tanti live, di tanti concerti. Avete nel 2001 vinto il concorso nazionale Rock Targato Italia. Nel 2011 abbiamo vinto Rock Targato Italia, che è stato un concorso veramente incredibile, ci siamo divertiti tantissimo, la finale è stata a Milano, in un bellissimo locale, noi ci siamo iscritti perché un nostro carissimo amico Flavio, detto Potta, ha insistito tanto quando il progetto iniziava a prendere un po' forma, e noi abbiamo detto, noi tempi dissi ma dove vogliamo andare, no? Lui insistette talmente tanto, noi alla fine niente, siamo portati a casa sta vittoria. Da lì diciamo che il progetto ha preso consapevolezza e è iniziato un cammino che è quello che ci ha poi portato alla realizzazione del primo disco, il videoclip che vedrete sicuramente sul nostro canale. Sì, sì. E poi vabbè, quest'anno abbiamo partecipato a Emergenza Festival, sì. e abbiamo rappresentato Torino, perché abbiamo vinto il concorso per quella che era l'area di Torino e siamo andati a suonare alla finale nazionale all'Alcatraz di Milano. Fighissimo. Fighissimo, e lì abbiamo vinto il premio miglior bassista italiano. Purtroppo non abbiamo vinto il concorso, perché il concorso prevedeva che la miglior band italiana andava poi al Tauber Festival. Sì. Purtroppo noi ci siamo fermati alla finale, però per noi andare a suonare sul palco dell'Alcatraz è stata una soddisfazione incredibile, noi siamo già contenti così. Ci credo. E quindi ci siamo portati a casa il premio miglior bassista, che voglio dire, posso avere il miglior bassista italiano in casa che suona con noi. È bello. Maurizio Lapaglia. Oltretutto, Domenico, ecco, ti faccio ricordare anche gli altri componenti di Destro. Sì. Allora, Domenico Candela, che sono io la batteria, Paper T, Alessandro Diaferio la voce, Stefano Tarditi alle tastiere e Giovanni Tracuzzi alla chitarra. Ecco, questa è la band al completo, siamo in cinque, controtendenza,
la tendenza vuole trio o duo, noi siamo in 5, beccati lì. 5 che non è male, ed è un problema quando si va a suonare fuori perché il cachet si divide molto, no? Ma in realtà noi tutti i soldi che stiamo incamerando, ben pochi, li investiamo nel progetto, quindi stiamo autofinanziando il progetto, anche perché il disco, il video è tutta una autoproduzione, quindi tutto quello che abbiamo fatto, anche un progetto di crowdfunding con Music Razor, che è un portale italiano che sta avendo un gran successo, e quindi stiamo utilizzando praticamente proprio il crowdfunding anche interno, nel senso che investiamo noi nel nostro progetto per portare avanti la nostra idea e il nostro suono, la nostra musica, far sì che si possa diffondere come un virus che diventi un po' virale, no? Sì. In quest'Italia un po' che così un po' schiacciata da questi suoni un po' imposti dalle major, dalle radio, che purtroppo danno poco spazio alla musica indipendente. Guarda, con me e con noi sfondi una porta aperta, perché Radio Flyweb è nata ed è una radio che ha l'obiettivo di dare spazio alla musica indipendente, che poi alla fine, sai, musica indipendente, io la chiamo musica, purtroppo c'è la musica che i grossi network non passano, perché le major tramite il music control controllano appunto che vengano passati solamente certi brani, certi artisti. Questo è un grossissimo dispiacere, perché così si impoverisce veramente il patrimonio culturale della musica, e non si riesce a far arrivare all'utente, al pubblico, tutto, e uno non si riesce neanche a fare una capacità critica di capire, insomma, quanto di bello c'è nella musica italiana, insomma. Purtroppo sì, perché comunque alla fine uno è quello che mangia, se ti fanno mangiare sempre quella roba lì, alla fine poi tu capisci solo di quella roba lì, ed è un grosso peccato, perché ripeto, in Italia c'è tanta gente che fa della bella musica, cioè non c'è solo Tiziano Ferro, tanto di cappello, tutto rispetto, ma ci sono anche gli altri, secondo me sarebbe giusto dare spazio anche agli altri. Sono d'accordissimo con te, Domenico Destro, qui in diretta questa settimana su Radio Flyweb, con questo bellissimo progetto Superdonna. Voi prendete in giro anche, leggo sempre da una nota della vostra etichetta, La Voce del Gregge, prendete in giro poi il tamarro, cioè mettete a nudo l'uomo, il tamarro, cioè io mi sento un po' tamarro, hai capito? Ma anche sì, ma in realtà noi siamo tamari, perché siamo tamarri, ci siamo guardati allo specchio e dopo dall'autoanalisi, quindi dall'autoironia, che sono fuori testi, perché i detro un po' di tamarraggine ce l'hanno tutti quanti. È giusto. Io sono tamarrissimo e ne sono fiero, voglio dire, non vorrei essere un fichetto, no, assolutamente, ma non lo sono e non lo sarò mai. Sono d'accordissimo con te, condivido al 100%. Domenico, allora, noi siamo quasi arrivati alla fine di questo appuntamento dedicato a The Strove. Io ti chiedo, allora, per i nostri ascoltatori, innanzitutto, chi volesse vedere il vostro video, chi vi volesse trovare o venire a vedere quali sono le vostre cose, dove vi può trovare sul web o sulla rete? Allora, si può trovare su tutti i social media. Allora, il primo è il nostro sito internet www.destro.it. Lì potete ascoltare in streaming gratuitamente il nostro disco, guardare il nostro video, vedere le foto, la bio e il tour date, quindi seguirci nelle date che facciamo. Sì. Poi c'è il canale Facebook, che è il classico facebook.com/destro. Siamo su Twitter, Destro Band Twitter. Sì. Su SoundCloud, Destro, anche lì basta cliccare a Destro sul banner di SoundCloud e automaticamente avrete la possibilità di ascoltare in streaming i nostri brani. E poi vabbè, un po' di pubblicità, il nostro disco è uscito su tutti gli store digitali, se volete andarlo ad acquistare su iTunes o su Amazon, dove volete, ci date una mano al progetto, noi siamo contenti. E poi vabbè, per quelli di Torino in zona, tra la prossima settimana, il 10 aprile, faremo un live al Cortile del Maglio, il 12 suoneremo al Pronto Soccorso degli Artisti, e tra quelle due date uscirà una data al Giamaica di Alpignano, un altro locale qui a Torino. E poi vabbè, il tour continuerà quest'estate, adesso piano piano stiamo prendendo delle date, speriamo anche di fare qualche live dalle vostre parti. Dai, io me lo auguro tantissimo, anche perché il progetto è molto interessante, voi siete molto, molto forti, avete un bel sound, una bellissima ironia, ho visto molte volte il video, mi ricorda anche un po', io sono un po' figlio della generazione degli anni 80, quella buona, quella sana, mi ricorda anche qualcosa, certe sonorità anni 80 che a me non dispiacciono, devo dire la verità. Domenico, che
dire, voi sarete in programmazione anche su Radio Fly Web da adesso in poi nella nostra rotazione. Io ti ringrazio tantissimo per questo. Noi ringraziamo noi per voi dello spazio che ci avete dato, per noi è un onore, grazie. Guarda, è un piacere, io spero di vedervi presto anche qui in zona dal vivo, e se avete iniziative segnalatecele, perché noi cercheremo di darvi spazio perché ve lo meritate. Grazie. Domenico, ti faccio salutare i nostri ascoltatori presentando il brano e il singolo di The Straw. Allora ragazzi, i The Straw vi salutano, vi aspettano ai prossimi live, ai prossimi concerti che speriamo di fare in tutta Italia. In anteprima per voi su Radio Fly Web, Superdonna The Straw.